Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 65. Non ne posso più, mi sto facendo condizionare da questa storia talmente tanto che ho pure le allucinazioni. Almeno credo. Presi le chiavi della macchina e iniziai a guidare verso una farmacia. Finalmente, appena trovata la farmacia, c'entrai. Salve signore, come posso aiutarla? Senta, io avrei bisogno di qualche pastiglia per le allucinazioni. Alla ricetta? No, beh, vede, io ho le allucinazioni. Signore, mi spiace, ma sono dei farmaci troppo potenti che potrebbero avere effetti negativi su di lei. Senza ricetta non posso aiutarla, mi dispiace. Va bene, arrivederci. Uscii di fretta e furia e rientrai in macchina. Feci per raddrizzare lo specchietto e di nuovo vidi un uomo alto vestito di nero seduto dietro di me. Feci un salto fuori dalla macchina dallo spavento, ma nulla. Non c'era nessuno. Mi allontanai un attimo dalla macchina per prendere fiato ed ecco che quell'uomo riappare. Mi misi a urlare come un pazzo facendo attirare l'attenzione dei passanti. Si misero a cerchio e cercarono di fermarmi, ma mi dimenai come un disperato, come se non fossi io. In mezzo alla folla rividi di nuovo quell'uomo. Così mi misi ad urlare. È lui! È lui! Mi sta perseguitando! La gente guardò dove io stessi indicando, ma non videro nessuno. Un signore chiamò l'ambulanza. Signore, ho chiamato l'ambulanza. No, no! Iniziai a spingere la gente per raggiungere la macchina. Corsi verso la macchina, misi in moto e sfrecciai di corsa a casa. Parcheggiai la macchina nel vialetto di casa, presi le chiavi ed entrai. Nei muri c'era scritto: le risposte sono dove tu hai trovato le domande. Non ce la facevo più. Mi distesi per terra, mi rannicchiai e chiusi gli occhi. Buio totale.